Alla morte di Paride, Elena fu costretta a sposare il principe Deifobo. Una enorme tristezza affliggeva il cuore di Elena, che si sentiva in colpa per gli errori commessi in passato, che avevano portato alla morte di migliaia di uomini e che erano all'origine di una tremenda infelicità. In questa fase della guerra, le altre donne di Troia odiavano Elena. Poteva vedere il disprezzo nei loro occhi. Era ritenuta colpevole di tutte le tragedie del regno di Troia. Fuori dalle mura, Odisseo rifletteva su come rompere l'ultima barriera profetizzata che impediva la conquista della città. La città di Troia non sarebbe caduta se avesse avuto il palladio di Atena tra le sue mura. Ma l'astuto Odisseo escogitò un piano per entrare in città. Aveva bisogno dell'aiuto dell'amico Diomede. Diomede picchiò e frustò Odisseo come se fosse il peggiore dei criminali. Ma questa flagellazione era essenziale per il piano di Odisseo. Odisseo indossò una tunica a brandelli e bussò alle porte di Troia per chiedere aiuto. Odisseo, travestito, ingannò i troiani dicendo di essere un mercante straniero, catturato dai greci mentre cercava di portare rifornimenti a Troia. Disse di essere quasi morto dopo essere stato torturato per giorni e giorni, ma di essere riuscito a fuggire durante la notte. Elena, sentendo la voce di quell'uomo, era sicura di conoscerlo già. Ma per fugare ogni dubbio, disse che le sue cameriere si sarebbero occupate del visitatore. Le ancelle di Elena fecero il bagno ad Odisseo e curarono le sue ferite. Quando Odisseo indossò i nuovi abiti che gli erano stati offerti, Elena entrò nel suo alloggio. Vedendo il re di Itaca pulito e senza cappuccio, lo riconobbe immediatamente. Disse ad Odisseo di stare tranquillo, perché non avrebbe avvertito i troiani della spia che si trovava all'interno delle mura. Dopotutto, era lì solo come schiava. Durante la notte, Odisseo si recò di nascosto nel tempio di Atena. Con l'aiuto degli dei, la guardia sperimentò un sonno pesante. Odisseo entrò nel tempio e rubò il palladio che proteggeva la città. Nella sua fuga da Troia, sotto la protezione di Atena, eliminò le guardie che lo ostacolavano e la profezia del palladio fu risolta. Dopo aver mostrato il palladio a tutti i guerrieri greci, i capi degli Achei motivarono le truppe a prepararsi per l'assalto finale alla città di Troia. Gli arcieri troiani, appostati sulle mura, continuavano a respingere il tentativo di assedio. Ma il brillante Odisseo escogitò una strategia innovativa. I guerrieri greci avanzarono insieme, spalla a spalla, con gli scudi alzati. Sembravano una grande tartaruga. Le frecce dei troiani furono inutili contro la formazione di Odisseo e i soldati andarono verso le porte. Cominciarono a colpire il cancello con le asce e lo abbatterono rapidamente. Ma Enea si trovava davanti alla porta di Troia, chiedendo agli dei di aiutarlo a impedire che i greci conquistassero Troia in quel giorno. Il principe Dardano ricevette potere dagli dei. Usando questo potere divino, spinse un grosso blocco di pietra, facendolo cadere dalla cima del muro. Il grande impatto del blocco causò la morte di quasi una dozzina di guerrieri e il ferimento di molti altri. Ancora una volta, i greci furono respinti. Fuggirono, pensando che gli dei non volessero che Troia cadesse nelle mani degli Achei. I capi greci erano estremamente scoraggiati. La guerra era già iniziata da 10 anni e tutti i loro sforzi e sacrifici sembravano essere stati vani. Ma Odisseo mostrò ancora una volta tutto il suo genio, escogitando uno degli stratagemmi più famosi della storia.